Mister Mauro, si riparte con una nuova stagione. È chiaro che ci sono mille incognite perché l'attesa è lunga, non si gioca da marzo e dovrete comunque prestare attenzione ai protocolli Covid. Chiaramente questo inciderà in questo processo difficile di ripartenza. Sicuramente inizia una stagione atipica perché veniamo da un po' tutti quanti da 5 mesi di inattività e poi con la speranza di poter riprendere il 27 settembre, però ecco, questo ancora sarà da vedere. Ecco, noi mi sembrava sempre importante iniziare dopo tutto questo periodo così d'attesa e avremo il tempo a disposizione necessario per arrivare a una condizione, penso, importante per quando inizia il campionato. Il Covid ha portato delle problematiche a tutti, dalla Serie A ai dilettanti, quindi adesso bisogna adattarsi a questa nuova situazione, ci sono i protocolli da rispettare, questo sarà fatto da parte di tutti e mi auguro che quando inizia il campionato ci sia almeno il pubblico che inizia a giocarci un calcio vero come l'abbiamo lasciato. Cosa le ha chiesto la società quando l'ha confermata? Sicuramente la società ha chiesto di fare un campionato importante, abbiamo preso dei giocatori importanti e ci prepariamo per questo, cerchiamo di migliorare i risultati delle stagioni precedenti, sicuramente fare un campionato di vertice è il nostro obiettivo, ma sapete com'è la Serie D, ci sono altrettante squadre importanti come Campobasso, Recanatese, lo stesso Notaresco che ha finito il campionato in seconda, terza posizione. Quindi non sappiamo i gironi quali saranno, se ci sarà il Foggia, se ci sarà il Rimini e via dicendo. Quindi tutto un po' da valutare. In Serie D vincerà soltanto una squadra, quindi poi saranno i particolari a fare la differenza e noi ci prepariamo per poter fare un campionato importante come lo faranno le altre squadre e poi sarà il campo a decidere chi avrà meritato il verdetto nel finale. Ecco. Come se la immagina questa squadra? Una squadra tecnica, una squadra fisica, come? Ma è una squadra che deve fare un cambio importante, deve avere secondo me un'identità di gioco, dovrà imporre il proprio gioco, cercare ecco, di trovare quell'equilibrio e la solidità che occorre per fare un campionato importante. Quindi l'obiettivo da adesso in poi è prepararci per questo e conoscendo bene la Serie D, poi ecco, la cura dei particolari, l'organizzazione, il gruppo, la voglia di sacrificarsi, messi a disposizione, di credere in un obiettivo importante, alla fine farà la differenza. L'ultima cosa è una squadra, una rosa al completo o c'è ancora da limare qualcosa? Ma sicuramente qualcosina dobbiamo fare perché l'organico non è molto ampio. Per un campionato è importante bisogna avere una rosa che abbia alternative perché poi sarà lungo e ci sarà da giocare la Coppa Italia. Al momento abbiamo un organico a livello numerico inferiore a quello dell'anno scorso. Sicuramente uno o due giocatori li prenderemo adesso. Valuteremo e non prenderemo tanto per prendere, prenderemo magari uno o due giocatori che ecco, possa fare ancora il salto di qualità alla squadra.